Buongiorno e benvenuti gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con il ricordo della giornata della memoria che si è celebrata ieri con una giornata particolarmente importante per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 1 novembre del 2005 durante la 42esima riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta anche da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea Generale celebrò il 60esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la conclusione dell'Olocausto. Ci sono state tantissime manifestazioni a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche a Napoli con la presenza dell'assessore Alessandra Clemente. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. La giornata della memoria è per la città di Napoli un impegno oggi per il nostro progetto di presente. Memoria infatti delle grandi ingiustizie del passato vuol dire impegnarci oggi affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto alla comunità ebraica. Oggi questo impegno di memoria passa attraverso le mura, i luoghi, le piazze, gli slarghi, i nomi della città di Napoli. Dare un nome alle cose è importante. Infatti pensiamoci cosa fu fatto quando venivano deportati gli ebrei nei campi di concentramento. Gli veniva tolto il nome e quel nome diventava un numero sul loro braccio. Ecco, i nomi sono la nostra storia e la nostra identità ed è dal Borgo Refici per Luciana Pacifici che inizia la nostra giornata, una giornata che la città di Napoli e tutte le istituzioni hanno dedicato a questo segno così vivo della memoria. Poco più di un anno fa abbiamo voluto che anche la città di Napoli avesse le proprie pietre d'inciampo che ricordano nomi e cognomi, biografie di 9 persone, donne, uomini e bambini che da questo portone, quello che è alle mie spalle, hanno iniziato il proprio calvario, la propria fuga da Napoli, dalla nostra città, che poi li ha portati a morire in un campo di sterminio. Il 27 gennaio è un giorno necessario per il nostro essere cittadini di un paese libero e democratico, ma soprattutto di un'Europa libera e democratica. Oggi noi non dobbiamo immaginare che sia una giornata di celebrazioni formali, ma una giornata di esercizio vero, di memoria storica e collettiva. Se noi non siamo e non ci sentiamo, ognuno di noi ambasciatori di questa memoria, che significa andare nei luoghi della formazione, le scuole adesso sono in parte chiuse e quindi è ancora più importante farlo con le giovani generazioni, nei luoghi della formazione, della cultura, raccontare quello che è successo, la più grande sospensione di diritti umani della storia dell'umanità, la più grande tragedia dell'umanità, nei campi di sterminio l'umanità è morta. Allora questo esercizio ci serve a sapere come si fa a non far accadere mai più episodi drammatici come quello che oggi ricordiamo, come la Shoah, e soprattutto a diventare, ad assumere noi stessi come collettività, come comunità, gli anticorpi necessari anche a respingere dei venti nefasti che in questo momento soffiano in Europa e nel mondo e contro cui dobbiamo assolutamente combattere. Quest'anno è l'anno in cui una nuova pietra d'inciampo nasce nella città di Napoli, nel quartiere Vomero, dedicata ad una vittima dell'Olocausto di quel quartiere, De Simone, e quest'anno è anche l'anno in cui con Sua Eccellenza il Prefetto diamo dei riconoscimenti a quelli che sono i sopravvissuti del nostro territorio dell'Olocausto, degli eredi importanti e speciali al quale deve andare in modo simbolico il forte abbraccio di tutta la comunità e soprattutto quel senso non di solitudine ma di profondo riconoscimento per una testimonianza molto dolorosa ma vitale per il nostro presente. Casi Covid in Italia, con il più recente bollettino della Protezione Civile Nazionale, si registrano 15.204 nuovi positivi con 467 vittime. Nella giornata precedente erano stati 10.593 i positivi e i deceduti 541. I tamponi processati sono stati 293.770 tra tamponi e test antigenici. Ieri erano stati invece 257.034. Il tasso di positività è in aumento di oltre un punto percentuale rispetto al 4,1 di 2 giorni fa. Ieri era al 5,17%. Bollettino diffuso anche in Campania dall'unità di crisi regionale che fa segnare 1.178
positivi con 1037 asintomatici e 57 persone che invece sono sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati 15.933, di cui 1656 antigenici. Per quanto riguarda invece i deceduti, sono 26, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 1390. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, per quanto riguarda la terapia intensiva, ci sono 656 posti a disposizione della regione e ne sono occupati 107, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, 1447 posti occupati sui 3160 a disposizione della regione. Restiamo in Campania, a Napoli, perché caos nella giornata di ieri presso il liceo Giambattista Vico. È arrivata l'occupazione del plesso scolastico a pochi giorni dal rientro in aula fissato per il 1° febbraio a seguito della pronuncia del TAR della Campania. Gli studenti prima di occupare si sono prima sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando quelle che sono le normative anticontagio. Durante l'occupazione chi vorrà comunque potrà continuare a seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza, mentre nel pomeriggio ci saranno dibattiti e assemblee per un rientro in sicurezza. La richiesta degli studenti è di avere presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e ricevere tamponi nasofaringei in maniera regolare, in maniera tale da poter monitorare quello che è l'andamento del contagio all'interno dell'istituto. I ragazzi sottolineano che stanno occupando un istituto vuoto perché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse e denunciano che questo rientro, così come è stato proposto, non garantisce la sicurezza, anzi non fa che mancare di rispetto alla comunità scolastica e delega a quelle che sono le amministrazioni scolastiche delle responsabilità che invece dovevano essere statali. A Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico con 150 persone positive al tampone, cui si aggiungono 83 guariti e 9 deceduti. In grafica, come potete vedere, sono stati 2.245 i test processati per un tasso di incidenza del 6,6% in aumento rispetto alle 24 ore precedenti. In cima, tra i 104 comuni per numero di contagi, c'è Maddaloni con 267 casi attivi, poi Caserta con 154 e Mondragone con 152. Restiamo in provincia perché la dottoressa Rosalia Santoro è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Museo Campano di Capua. Ad affiancarla come componenti del CDA l'imprenditrice Carmela Del Basso e la dottoressa Floriana Iannone. La dottoressa appena nominata ha dichiarato: "Sono felice ed onorata di questo incarico che mi è stato affidato, è un vanto ed orgoglio il Museo Campano di tutta la terra di lavoro nel mondo. Ringrazio il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, per la fiducia riposta nella mia persona e nella mia professionalità, affidandomi questo incarico non facile di presiedere e rilanciare il Museo Campano. Nei prossimi giorni incontrerò gli altri membri del CDA e tracceremo quelle che sono le linee da seguire affinché il museo possa acquisire nuovi orizzonti e prestigio in un progetto ambizioso che non riguarda solo le attività di routine, ma che sia un di largo respiro e che possa coinvolgere tutti i presidi di terra di lavoro. Il progetto che ho in mente sul museo mira al rilancio di un gioiello che per troppo tempo è rimasto in ombra in quello che sono tutti i presidi all'interno della provincia, con un coinvolgimento a 360 gradi dell'intera provincia, e illustrerò il tutto in una conferenza dedicata. Sono tante le sfide da affrontare, ma sicuramente dovranno essere finalizzate a svilupparla questa pianificazione grazie ad una condivisione che possa coinvolgere l'intera provincia di Caserta. La terra di lavoro, ha detto la dottoressa, è ricchissima di siti archeologici e monumentali di prim'ordine, con tradizioni ed eccellenza che devono essere conosciute in tutto il mondo. Avremo la possibilità di realizzare questo progetto
che è sicuramente molto ambizioso, ma potremo riuscirci grazie a quella che è la competenza e la nostra passione che da sempre ci accompagnano. Sicuramente, ha concluso la dottoressa, ci saranno di supporto il presidente Maiocca, la provincia, gli enti locali e soprattutto le colleghe di questo consiglio di amministrazione. Sono felice di poter essere parte integrante dello sviluppo del Museo Campano e concludo con un grazie a coloro che hanno avuto anche un attimo di tempo per farmi un in bocca al lupo. Siete stati tantissimi e mi avete commosso. Vi attendo tutti quanto prima al Museo Campano. Chiudiamo con il calcio questa sera, partita importante per il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, nonostante sia arrivata la conferma da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. I più recenti risultati, insomma, devono far assolutamente cambiare marcia all'allenatore partenopeo. Arriva allo stadio Maradona lo Spezia, che ha già battuto gli azzurri in campionato. Il tecnico ligure Vincenzo Italiano ha detto in conferenza: è un grande orgoglio essere approdati ai quarti di finale, affronteremo una grandissima squadra che nonostante le difficoltà siamo però riusciti a battere. Devo dire che i partenopei sono una delle squadre più forti e complete d'Italia, ma noi vogliamo onorare l'impegno e cercando di proporre come sempre il nostro calcio. Domenica però ci attende una sfida importante con l'Udinese, dunque faremo un po' di turnover. Ho però fiducia dei ragazzi a mia disposizione. Gli uomini di Gattuso vorranno riscattarsi dopo la sconfitta di Verona. Sono sicuro che li troveremo ancora più agguerriti e questo deve essere uno stimolo per noi per dare ancora di più il massimo. Grande vittoria per la casertana che ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo al Menti la Juve Stabia per 2-0. A decidere il match le reti di Turchetta e Castaldo, dopo un primo tempo combattuto e giocato a ritmi alti con parate provvidenziali del consueto portiere dei Falchetti Avella, i rossoblù trovano il vantaggio grazie a Turchetta con un gol di destro nella ripresa. Le Vespe hanno tentato la reazione, ma la casertana è riuscita a resistere e a chiudere la pratica grazie alla rete di Castaldo, successo fondamentale per gli uomini di Federico Guidi che, dopo aver abbandonato le zone basse e delicate della classifica, si sono fortemente rilanciati in ottica playoff. Al termine della partita, grande soddisfazione del tecnico rossoblù, lo ascoltiamo in conferenza stampa. Sì, e devo fare per l'ennesima volta i complimenti al gruppo perché stanno andando oltre le difficoltà che abbiamo avuto, ma sapevamo che le ultime vicissitudini prima delle feste natalizie ci avevano rafforzato, cioè ognuno di noi ci ha spinto a fare qualcosa in più e le prestazioni stanno continuando a venire con grande anima, con grande volontà e soprattutto con grande qualità. Quindi c'è grande soddisfazione, però i veri e unici protagonisti sono i calciatori perché si stanno esaltando e chiaramente dopo questo tipo di prestazioni acquisiscono sempre più consapevolezza, autostima e soprattutto stanno cavalcando l'entusiasmo che è l'unica cosa che gli sto chiedendo di fare. Sì, no, ma sapevamo che poteva uscire una partita del genere perché la Juve Stabia è una squadra che ha all'interno della propria rosa giocatori estremamente importanti, giocatori esperti, ha grande fisicità e quindi potevamo andare in difficoltà sia negli uno contro uno ma anche sulle palle inattive, sulle palle alte e penso che il primo tempo sia stato interpretato molto bene anche nella fase di costruzione del gioco, anche come fluidità di manovra e avevamo creato 3-4 situazioni molto importanti per passare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un'altra interpretazione, ci siamo difesi molto più bassi, c'è stata la reazione di una squadra importante qual è la Juve Stabia e devo dare atto che i ragazzi in questo momento stanno interpretando le situazioni in maniera molto, molto matura, consapevoli delle difficoltà che ci potevano essere e sono sempre stati molto attenti, concentrati, rischiando poco. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con la nostra informazione si sposta ora con il prima TG delle ore 13:30. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.